Eccoci ad una nuova tappa del nostro percorso tra le pagine del Salento ottocentesco raccontato da Cosimo De Giorgi. Anche questa volta il racconto si dipanerà fra le tre province odierne che a quel tempo costituivano l'antica terra d'Otranto e vedremo in questa occasione luoghi e monumenti rimasti intatti nel tempo. Il Duomo di Taranto resta quasi nel centro della città e nel luogo più prominente dell'isola, ma è piccolo rispetto al numero degli abitanti. Taranto è la città più popolata di Terra d'Otranto. Questa chiesa metropolitana lunga 85 metri e larga 25 fu edificata nell'XI secolo, ma poi fu quasi ricostruita dalle fondamenta nel XVI secolo sotto il pontificato di Sisto V. La facciata è in pietra leccese di stile barocco. Le statue che la decorano sono una cosa poverissima, risalenti al 1713. L'interno è un miscuglio di stili architettonici, di vecchio e di nuovo conio. E se nell'insieme non dispiace all'occhio volgare, mal regge ad un'analisi sottile e accurata. Agli antichi affreschi che ne decoravano le pareti, in questi ultimi anni sono stati sovrapposti dei nuovi. Al vecchio pavimento a mosaico, scoperto casualmente nel 1844, se ne è sostituito uno di marmo. Il coro fu rifatto in legno di noce nel 1713. Quel che resta di antico sono le 16 colonne della navata maggiore, le quali, secondo l'opinione degli storici locali, provengono dalle rovine dei templi pagani dell'antica città. Alcuni fusti sono di marmi pregiati, altri di granito orientale. I capitelli sono tutti di marmo bianco. Ce n'è qualcuno di stile schiettamente bizantino ed è decorato con le aquile imperiali. Il soffitto è a cassettoni dorati riccamente intagliati. Splendida la cappella di San Cataldo con la cupola dipinta da Domenico Torti. In questa cappella la ricchezza vince l'eleganza. C'è un grande sfoggio di oro, argento e marmi e nel complesso tutto riecheggia uno stile degno di nota che non è frequente da ritrovare in tutta la provincia di Terra d'Otranto. Visitiamo il borgo di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, che curiosamente ai tempi del De Giorgi era conosciuto con un'altra denominazione, San Vito degli Schiavoni. L'antico nome di questo paese, che si trova scritto in tutti i registri feudali e nei documenti storici, era San Vito degli Schiavi o degli Schiavoni, ma sembrando forse un po' indecoroso fu convertito dai padri della patria in San Vito dei Normanni con un decreto del re nel 1863. La vera storia dell'origine di questo paese non giustificherebbe però siffatto cambiamento. Dove è oggi San Vito, vi era nell'XI secolo un luogo di delizie dei principi di Taranto e si vuole dagli storici che qui Boemondo Normanno abbia fatto costruire una torre quadra munita di fossato e di balestriere come luogo di villeggiatura e di caccia ed edificare una chiesetta dedicandola proprio a San Vito. Ma in quel tempo di paese non vi era neppure l'ombra. Giunta dall'Albania una colonia di schiavoni nel XIII secolo, le fu accordato di abitare in quel luogo e da allora prese quel nome. E questa la vera origine del casale di San Vito, che ora è un grosso e ridente paese ed arieggia ad una piccola città. La torre si vede ancora oggi, ma è molto diversa dall'antica. La terza chiesa parrocchiale si cominciò ad edificare nel 1571, dopo la famosa battaglia nel Golfo di Lepanto contro i turchi, nella quale i soldati di San Vito, che allora militavano sotto il comando di Don Giovanni d'Austria, restarono tutti illesi e rimpatriarono gloriosi della vittoria. Perciò il nuovo tempio fu dedicato a Santa Maria della Vittoria. Ed è una delle pagine di cui si può gloriare questo paese.
E ora siamo nella Grecia salentina, nel borgo vetusto di Corigliano d'Otranto, dove fra tanti insigni monumenti svetta il poderoso Castello de Monti, oggi famoso come il Castello Volante. Tra i campanili di terra d'Otranto è certamente questo il più elegante per l'architettura, come le è fra le guglie quella di Soleto. Accanto al campanile sorge la parrocchiale, della quale resta originale soltanto la facciata. È dedicata a San Nicola. Il pavimento è un mosaico eseguito recentemente da artisti cutrofianesi. Percorrendo le strette vie della terra, ci imbatteremo nel vico freddo, in un arco che forma come la porta d'ingresso in una corte nella quale sboccano parecchie abitazioni di contadini. È detto volgarmente arco dei lucchetti ed è formato da soli tre pezzi. La decorazione, in parte geometrica, in parte a foglie di acanto, è elegantissima e finemente scolpita. L'iscrizione rivela la data della sua costruzione, 1497. Proseguendo, arriviamo verso il castello, che era già in piedi all'arrivo dei turchi a Otranto nel 1480. Alla notizia della caduta della città eduruntina, molti dei paesi vicini si rifugiarono qui. I turchi vennero ad assediarlo, ma invano, e furono costretti a tornare indietro dopo la caduta del loro capitano. Una leggenda popolare addita il luogo dove questi fu ucciso dagli assediati e si chiama ancora col nome di Tomba del Turco. Il castello fu poi ampliato e munito di quattro torri agli angoli e di un profondo fossato. Le torrette sono di forma ottagonale, divise da robuste volte a cupola e danno al maniero un'area austera e severa. Di questo castello ci sono arrivate immagini d'epoca molto affascinanti che contribuiscono a farci tornare indietro nel tempo e farci sentire camminanti come il buon Cosimo De Giorgi sui sentieri del nostro antico Salento.